Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di come si fa a scalare un'azienda online, sia in dropshipping che no, ma ci riferiremo maggiormente nel caso del dropshipping, che come sai io mi occupo di dropshipping nei marketplace come eBay, Amazon, Newegg, eccetera. Vai a vedere il mio canale, gli altri video per tantissime informazioni gratuite su come puoi iniziare il tuo business in dropshipping. E oggi voglio basarmi sulla crescita, voglio parlare un po' di scalabilità, visto che è un argomento che abbiamo affrontato poco, è un argomento su cui vedo molta confusione. Innanzitutto, scusatemi la qualità, sono in giro, come vedete non sono nel mio classico ufficio, sono in hotel in questo momento, quindi non ho la camera e il microfono, sto registrando con l'iPhone, dovrebbe essere la qualità abbastanza pro, quindi se l'audio scarseggia è per questo motivo. Detto questo, passiamo alla sostanza. Io vedo ragazzi grandissima confusione anche tra i miei studenti quando entrano nel gruppo Telegram, cominciano a parlare, c'è molta confusione sul fatto scalabilità, perché non tutti sanno cosa vuol dire scalare, come si scala. Come fai a passare da 10 a 500, a 1000? Non è un passaggio repentino, non è un salto che fai immediato come molti guru fuffa e ci sono in giro, soprattutto in Italia, ti fanno credere. Non è così facile che tu vendi 50 euro al giorno e poi passi a venderne 5000. Ci sono procedimenti logistici e procedimenti mentali e organizzativi che non puoi saltare, che devi fare. E andremo a parlare esattamente di questo, perché io sono stanco, ragazzi, di ricevere domande su come scalare, su come fare, senza la minima concezione di cosa significa. Questo non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, è colpa di quelli che fanno canali YouTube e fanno video informativi in cui fanno passare i messaggi sbagliati. Quindi facciamo chiarezza. Innanzitutto, cosa significa scalare? Dobbiamo capire che il dropshipping, come qualsiasi altra attività, è un'azienda, che okay? È un'organizzazione profittevole. E devi cominciare a vedere questa cosa a livello ottico, come azienda, ok? Se no non potrai mai scalare. Cosa significa? Significa che tu, come proprietario di una potenziale azienda, in questo caso in dropshipping, dovrai occuparti della delegazione, organizzazione dei software, del budget, della spesa, del business plan e di tutte queste cose. Che quando parliamo di business anche in dropshipping, magari ti genera qualche migliaio di euro al giorno di vendite, è ovvio che hai bisogno di organizzazione o non andrai lontano. E questo è purtroppo quello che vedo che ancora non è molto chiaro. Cosa significa organizzarti? Prima però vediamo un attimo come scalare e poi passiamo all'organizzazione. Facciamo così, così andiamo in modo lineare. Come si scala un'attività? Un'attività si scala principalmente in due modi. Si scala verticale e orizzontale. Ok, questo è un argomento che già in passato nel mio canale ho leggermente affrontato, ora lo andiamo a vedere in dettaglio. Cosa significa? Significa che in verticale vai ad aumentare il tuo numero di assets, ok? In orizzontale vai a, scusate, al contrario, in verticale vai a crescere il tuo asset, in orizzontale vai ad aumentare il numero dei tuoi asset, ok? Cosa significa? Mettiamola in materia prima, ok? Mettiamo che tu hai un negozio su Facebook, ok? Su eBay, dove preferisci. Questo negozio tu lo vuoi scalare, vuoi aumentare le vendite di questo negozio. In questo caso tu stai scalando verticalmente, quindi andrai in verticale aumentare le vendite del tuo negozio, ma solo su quel negozio. In orizzontale significa aprire altri negozi in parallelo. Quindi se tu vendi su Facebook, aprirai un altro negozio su Facebook, oppure un negozio su eBay, un negozio su Walmart, un negozio su Amazon, su Newegg, su Shopify, ok?
In orizzontale vai ad aumentare il tuo numero di asset. Perché? Perché un negozio è un asset. Cos'è un asset, ragazzi? Un asset è uno strumento, un'attività, un qualcosa che ti genera un tipo di rendita, che ti genera un cash flow positivo. Vuol dire che tu hai un negozio, quel negozio ti genera un cash flow positivo di soldi ogni mese. Questo, in parole molto povere, è un asset. A te per scalare e diventare un'azienda e diventare, passare a un livello pro di vendita, ti interessa scalare soprattutto in orizzontale, ok? Non solo in verticale. Perché? Se tu già lavori in dropshipping, hai seguito il mio canale, sai benissimo che in verticale siamo limitati. Perché siamo limitati? Se vendi in marketplace, spesso ci sono dei limiti di vendita, ci sono dei limiti di crescita logistica, non puoi andare oltre un certo livello, ok? Su un negozio, cioè puoi, ci sono negozi, singoli negozi che vendono 500.000 euro al mese, che è possibile, assolutamente, però qua entra in gioco anche il fattore diversificazione e sicurezza. Se tu scali solo in verticale e magari vendi su Shopify o su eBay, cresci quel negozio a vendere 100.000 euro al mese, poi arriva domani Shopify, ti dice: "Ehi, hai fatto una violazione di copyright o qualsiasi cosa", e ti chiude il sito e tu sei fuori. Stessa cosa su eBay, ancora più semplice su eBay, ancora più semplice su Amazon. Sono piattaforme che hanno la sospensione molto semplice. Per questo è importante scalare in orizzontale, per diversificare i nostri asset. Ora, siamo arrivati a questo punto. Come scaliamo esattamente? Si scala in modo progressivo. Perché se tu non vai in modo progressivo, non passi tutti i livelli di scalabilità, di organizzazione, non potrai mai farcela. Se io ti do in mano oggi a te 10 negozi, tu non potrai mai gestirli. Li manderesti sicuramente in rovina. Perché? Perché non hai fatto gli step necessari, anche mentali, di organizzazione. Quindi, come si scala? Inizi un negozio, prendiamo l'esempio eBay, perché come saprai, io sono principalmente esperto su eBay, anche se nell'ultimo anno ho fatto molta espansione su altri marketplace, lo vedi, te ne accorgi anche nel canale. Tra l'altro, iscriviti, e se vuoi saperne di più su eBay, vai su dropshippingchilometrizero.com per trovare l'unico corso eBay italiano che ti dà tutte le nozioni che ti servono. Mettiamo quindi che tu stai iniziando il tuo percorso di dropshipping su eBay. Cosa fai? Andrai a iniziare il primo negozio. Questo negozio lo scali, ti concentri e lo scali in verticale. E in quel momento fai solo quello. Quando questo negozio ha raggiunto un livello, un obiettivo che ti sei prefissato, passi a scalare in orizzontale con un secondo negozio, non con 3, 4, con un secondo. E ti concentri sul secondo. Nel contempo è importante che tu cominci a delegare il primo negozio. Quindi fai assunzioni, prendi delle VA. Cosa sono le VA? Ripetiamo, sono delle assistenti virtuali, solitamente assunti in outsourcing in paesi come India e Filippine, soprattutto Filippine, che lavorano a basso budget e solitamente sono esperti o esperte di questo tipo di business online, come dropshipping, e-commerce e quant'altro, ok? Questo, ragazzi, questo è un passaggio fondamentale, la delegazione. Io vedo un problema tutto italiano, e lo ripeto nella prima volta, che non volete uscire i soldi, ragazzi. Non si può fare business senza uscire i soldi. Dovete uscire i soldi. Uscite i soldi perché vi permetterà di generare più soldi. Capite il ragionamento? Se voi pagate qualcuno per delegare, avete più forze per scalare in orizzontale. Tu vuoi essere un imprenditore? Devi occupare i tuoi sforzi a scalare in orizzontale, non in verticale. Il verticale lo devi delegare tutto, perché il verticale significa inserire annunci, inviare gli ordini, fare customer service. Tutte queste task, tutte queste attività fanno parte della scalabilità verticale.
L'orizzontale comprende la ricerca di mercato, la ricerca di opportunità, la registrazione fiscale nei paesi dove vuoi vendere, l'amministrazione, la contabilità, il cash flow, ok? Perché quando tu scali in orizzontale non avrai più una forma di cash flow, quindi ti puoi permettere magari un negozio in negativo, a forma di investimento per un problema momentaneo, qualsiasi cosa, perché comunque hai multiplo cash flow. Tu come imprenditore ti devi concentrare sull'attività orizzontale, quindi ricerca di mercato, aperture aziendali, aperture fiscali, ottimizzazione fiscale, ottimizzazione di fonti di income, quindi trovare nuove possibilità per aumentare immagine di guadagno nelle tue vendite, espanderti in altri paesi, cercare altre piattaforme. Questo deve essere il tuo lavoro, non inviare gli ordini. Io vedo persone che oggi guadagnano anche 200-300 euro di profitto a giorno, parliamo di profitto, e ancora spendono il loro tempo rispondendo ai messaggi e inviando gli ordini, spendendo 3-4 ore al giorno, quel che siano, quando una Vieti costa 3 dollari all'ora, 2 dollari e mezzo l'ora, e quindi con 10 dollari, circa 8 euro, avrebbero tutta questa parte delegata. Cioè non ha nessun senso quello che fanno e non potranno mai per mai espandersi in questo momento, in questo modo. Quindi questo è importante, delegare. Ora avete delegato e siete passati al secondo negozio. Volete passare al terzo, al quarto, ok? Il processo è uguale. Dal secondo passi al terzo, deleghi il secondo, poi passi al quarto, deleghi al terzo. Le cose cambiano quando cominci ad avere un certo numero di negozi, perché a quel punto cambia nuovamente il lavoro, dovrai creare un meccanismo organizzativo, aziendale. Occuparti di altri software, ad esempio software manageriali come Asana, software di comunicazione aziendale come Slack, tutta una serie di cose, di forza lavoro che ti serve per organizzare il lavoro. A quel punto dovrai poi anche iniziare la delegazione manageriale, perché a quel punto, se tu hai 10 negozi, siamo sempre lì. Avrai un numero immenso di messaggi, di problemi giornalieri da affrontare, perché ci sono magari un negozio che ha un problema, non so, un problema di controversie, un problema di messaggi che la VA non sa affrontare, quindi devi dare suggerimento, oppure approvazione di rimborsi, ok? Per esempio io le mie VA ho dato un tetto sul quale possono rimborsare di propria iniziativa, dopo quel tetto devono contattare me, ok? Ora, ovviamente, a parte tutta questa parte di regole che devi fare, dovrai anche delegare una parte manageriale, quindi prendere magari, ora a quel punto avrai 4, 5, 6 VA, dovrai prendere quella che ti sembra più seria, più promettente, e dargli più potere decisionale e accessi più profondi alla tua struttura. Ora, ragazzi, io non posso affrontare tutti i software che ci sono, tutte le dinamiche, perché finiremo domani di parlare. Se ti interessa approfondire l'argomento, mi puoi sempre scrivere, trovi i contatti Instagram e email in descrizione, rispondo sempre volentieri a tutti, contattami per qualsiasi cosa. Però quello che voglio farvi capire è questo processo. Poi c'è un altro discorso, il fatto anche conti correnti. Quando andate a scalare in orizzontale, aprite tanti mercati, dovete anche aprire conti correnti, dovete aprire posizioni fiscali in diversi paesi se vendete in diversi paesi, ok? Se vendete in UK vi serve una posizione fiscale in UK, se vendete in Canada vi serve una posizione fiscale in Canada e quant'altro. Un altro fattore importante di scalabilità, ragazzi, è la diversificazione di paesi. Io vedo che gli italiani sono fissati a vendere sempre in Italia. E io ripeto, Italia è un mercato basso. È un mercato, sì, puoi profittare, puoi vendere, ma è un mercato basso perché ci sono pochi fornitori, ci sono poche piattaforme, ok? Per esempio in USA io vendo su 7 tipi di marketplace diversi. In Italia, oltre Amazon e eBay, forse Aprice, non c'è tant'altro. Cioè sì, Facebook Marketplace, ma
Ragazzi, non vi fissate con l'Italia. Io lo so che vi può fare paura perché dovete affrontare le lingue inglese, dovete parlare inglese, ma questo è anche per attività. I soldi girano nei mercati più grandi come USA, come Germania, come UK, ok? In mercati dove c'è uno sviluppo tecnologico e un acquisto online enorme. Quindi scalare significa anche questo. Un'altra cosa importante per scalare, delegate le consulenze, cioè delegate le strategie, andate a pagare qualcuno più esperto di voi. E torniamo sempre al discorso di là, dovete uscire soldi, ragazzi, dovete pagare, perché se una ricerca di mercato vi fa spendere 2 mesi, ma potete magari fare una consulenza con un esperto con 300-400 euro, ragazzi, 400 euro valgono 2 mesi del vostro tempo per svelocizzare le cose. Non è una promozione a me stesso, pagate chi volete, andate da chi volete, ma dovete capire la mentalità che chi scala, chi gestisce tante cose non sta a perdere tempo a fare ricerche costantemente, preferisce pagare per avere informazioni subito, per avere un sistema funzionale. Ad esempio, io ci sono marketplace che ho scoperto e che ho dovuto integrare e mi hanno richiesto ore, ore, giorni di lavoro per creare un sistema funzionale, e io sarei stato più felice pagare 1000 euro, 800 euro, 1500 euro, qualcuno mi avrebbe spiegato tutto questo, solo che non c'era nessuno, perché parlo di marketplace poco famosi, ad esempio Newegg, tra l'altro molto potenziale, ne ho parlato, ma non è l'argomento di oggi, quindi non vi spaventate a pagare. Se voi seguite questi passi, io vi posso assicurare che potete scalare un'attività di successo e occupare le vostre potenzialità e il vostro tempo in cose molto molto più proficue che occuparvi delle cose basiche. Io per esempio sono arrivato a un punto dove per determinati negozi io non li guardo per giorni interi perché è tutto automatizzato, ok? Software, VA, persone di fiducia. Voi dovete arrivare a questo punto, è l'unico modo per scalare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like al video, iscrivetevi.